Le onde del torrente del mondo provocano un'altra tempesta sulla chiesa e sulla barca di Pietro. Le onde spingono di qua e di là, cosicché i credenti diventano timorosi e turbati, e nella loro angoscia guardano in cerca di aiuto. Tuttavia, io sono anche oggi e fino alla fine del tempo in mezzo a coloro che credono e mi sono fedeli. I nemici interni ed esterni possono sì lavorare per indebolire i muri della mia chiesa, ma non la distruggeranno. Quelli che la minacciano sono uomini mortali, guidati da colui che la signora dell'Apocalisse sottometterà. Sì, la mia Santa Vergine Madre è madre della Chiesa. Tutti i fedeli devono guardare a lei, confidare nella sua potenza e glorificarla. Io vi dico, lei diventerà guida dell'esercito dei buoni. Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare il capo di Satana, noi umilmente ti domandiamo: manda le legioni celesti affinché ai tuoi ordini inseguano i demoni, li combattano ovunque, reprimano la loro audacia e li sprofondino nell'abisso. Chi è come Dio? O buona e cara Madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O Divina Madre, manda i santi angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele nemico. Santi angeli ed arcangeli, difendeteci e custoditeci. Amen.